Mentre riflettiamo sulla possibilità di vita su altri pianeti, ci troviamo di fronte a due opzioni intriganti. Una è quella di intraprendere un viaggio incredibilmente lungo verso un altro sistema solare, che richiederebbe decine di migliaia di anni. Immaginate di vivere stretti in un'astronave per tutta la vostra esistenza, con 2000 generazioni che vanno e vengono, il tutto controllando rigorosamente la popolazione. Non è esattamente una passeggiata. Per fortuna c'è l'altra opzione, Marte. Il pianeta rosso presenta alcuni vantaggi, a cominciare dalla sua vicinanza. Inoltre permette a un team avanzato di creare le infrastrutture di base. Ed ecco un'interessante novità. Uno studio ha rivelato che la squadra dovrebbe essere composta interamente da donne. Gli scienziati del team di medicina spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea hanno condotto uno studio pubblicato su Scientific Reports, secondo il quale le astronaute donne hanno dei vantaggi notevoli quando si tratta di esplorazione spaziale. Hanno scoperto che rispetto alle loro controparti maschili, le astronaute hanno un fabbisogno idrico inferiore per l'idratazione, il dispendio energetico, il consumo di ossigeno, la produzione di anidride carbonica e il calore metabolico durante le missioni. Parliamo ora di numeri. Lo studio ha rilevato che durante una missione di 1080 giorni, un equipaggio di 4 donne richiederebbe circa 1700 kg di cibo in meno. Facendo due conti si potrebbero risparmiare oltre 158 milioni di dollari e liberare altro spazio per le confezioni di cibo. In altre parole, è come liberare il 4% del volume abitabile di un modulo Halo Gateway nella stazione spaziale in orbita lunare della NASA. Ma c'è di più. Trascorrere del tempo in microgravità porta scompiglio nei corpi degli astronauti. I muscoli si riducono, le ossa si indeboliscono e la capacità fisica complessiva diminuisce. È qui che entra in gioco l'allenamento spaziale. Si tratta di esercizi progettati per contrastare gli effetti dell'assenza di peso. Ecco la parte divertente. Le astronaute donne hanno perso il 29% in meno di acqua attraverso la sudorazione durante l'esercizio, il che significa che hanno bisogno di meno acqua per reidratarsi. Oltre all'efficienza delle risorse, ci sono vantaggi anche in termini di spazio di lavoro. Quando più astronauti sono stipati in un'area ristretta, come sulla ISS, avere membri dell'equipaggio più piccoli diventa comodo. Basta immaginare gli astronauti che lavorano spalla a spalla o schiena a schiena in spazi ristretti. Con equipaggi più piccoli anche il velivolo Gateway proposto dalla NASA potrebbe funzionare senza problemi nei suoi piccoli alloggi. Quindi, in base ai risultati di questo studio, sembra che ci siano vantaggi operativi nell'avere equipaggi tutti al femminile nelle future missioni di esplorazione spaziale. A proposito di missioni con equipaggi tutti al femminile, vi accompagniamo in un viaggio stellare nell'universo delle donne nello spazio. È arrivato il momento di vivere un'avventura intergalattica piena di successi rivoluzionari, coraggiose esploratrici e scoperte. Immaginate questo, siamo a marzo 2023 e il numero di donne incredibili che si sono avventurate nell'ultima frontiera ha raggiunto l'impressionante numero di 72. Queste donne hanno lasciato il segno nello spazio. Queste viaggiatrici spaziali sono passate alla storia, dando un contributo significativo alla Stazione Spaziale Internazionale e non solo. Hanno trascorso periodi prolungati a bordo della ISS, si sono imbarcati in missioni di breve durata o si sono unite ai voli di assemblaggio dello Space Shuttle. Consegniamo i nostri caschi spaziali a queste donne straordinarie di varie nazioni che hanno scolpito il loro nome tra le stelle. Ma non dimentichiamo le pioniere che hanno spianato loro la strada. Anche le donne a terra hanno svolto un ruolo cruciale nell'esplorazione spaziale, servendo come direttori di centro, manager e direttori di volo e assumendo innumerevoli altri ruoli per spingere la nostra ricerca di conoscenza del cosmo. L'era delle donne nello spazio è iniziata il 16 giugno 1963 con una missione di 3 giorni. Nel gennaio 1978 la NASA ha annunciato la selezione di 35 nuovi astronauti, tra cui 6 donne, per il programma Space Shuttle. Il numero di astronauti donna è esiguo, ma sta aumentando in modo esponenziale. Se ci spostiamo nel tempo di qualche altro anno, più precisamente al 18 giugno 1983, vedremo che l'astronauta Sally Ride è entrata di diritto nei libri dei record, diventando la prima donna americana ad avventurarsi nello spazio. Trascorse 7 giorni a bordo dello Space Shuttle Challenger. Poi c'è stato un altro evento storico. Il 25 luglio 1984, una donna astronauta è uscita dalla sua navicella durante il suo secondo volo verso la stazione spaziale, diventando la prima donna a partecipare a una passeggiata spaziale. L'11 ottobre dello stesso anno, Catherine Sullivan ha lasciato il segno, completando la prima passeggiata spaziale di una donna americana dallo Space Shuttle Challenger durante la missione STS-41G. Il cielo non era più il limite per questi straordinari esploratori. Facciamo un applauso stellare a Helen Sharman, che ha avuto l'onore di essere la prima persona del Regno Unito ad avventurarsi nello spazio. All'epoca Sharman aveva solo 27 anni e fu selezionata tra 13.000 candidati.
durante la missione Juno nel maggio 1991, ha condotto accattivanti esperimenti di scienze biologiche e ha persino parlato con studenti britannici dal cosmo. E ancora, la dottoressa Roberta Bondar. Siamo a gennaio 1992 e la Discovery stava partendo per lo spazio. A bordo c'è la dottoressa, la prima donna canadese ad avventurarsi oltre la nostra atmosfera. Non è un'astronauta qualsiasi, è una neurologa. Durante la sua missione di 8 giorni ci ha stupito con più di 40 esperimenti strabilianti. Poi c'è la favolosa dottoressa Mae Jemison, una vera pioniera. Nel settembre 1992 è entrata nella storia come la prima donna americana di colore nello spazio. Immaginate di librarvi nel cosmo con la missione STS-47 Space Lab J dell'Endeavour. La dottoressa Jemison era in missione per condurre esperimenti straordinari nel campo delle scienze della vita e dei materiali. Ora vi presentiamo Ellen Ochoa, una superstar del multitasking. Selezionata come astronauta nella classe 1990 della NASA, Ochoa è stata la prima donna ispanica nello spazio, a bordo della missione STS-56 dello Space Shuttle Discovery. Ci ha stupito non solo con la sua abilità scientifica, ma anche con il suo talento musicale. Proprio così, Ochoa ha portato con sé il suo flauto e ha fatto una serenata alle stelle nel tempo libero. È l'incarnazione dell'astro musicista. E parliamo anche di Aileen Collins. È un'astronauta americana che ha dato un contributo significativo all'esplorazione spaziale. Ha iniziato la sua carriera come istruttrice di volo e pilota collaudatore. È diventata non solo la prima donna a pilotare uno Space Shuttle, ma anche la pilota che ha comandato la sua stessa missione sullo Space Shuttle. Si è ritirata dalla NASA nel 2006. La sua leadership e i suoi successi hanno aperto la strada alle future generazioni di astronauti donna. L'Arabia Saudita ha appena lanciato la prima astronauta donna del regno verso l'impressionante stazione spaziale internazionale. L'astronauta saudita Rayana Barnoui sarà affiancata dal suo compagno di esplorazione spaziale, Ali Al-Karni, che si imbarcherà in questo viaggio stellare come parte dell'equipaggio AX-2. In realtà si tratta di una doppia celebrazione. È un successo per il paese, ma anche per l'industria, perché si tratta di una missione privata che ha contribuito al turismo spaziale. Esistono diversi esempi di questo tipo. Il primo è il turismo spaziale orbitale. Consideratelo come il pacchetto superlusso dei viaggi spaziali. Potrete sfrecciare intorno al nostro bel pianeta, compiendo giri e vortici come un acrobata celeste. Il prossimo passo è il turismo spaziale suborbitale. Raggiungerete i confini dello spazio, quel tanto che basta per farvi battere il cuore e farvi spuntare gli occhi come i personaggi dei cartoni animati. Poi c'è anche il turismo spaziale lunare. Quale preferite? Un altro record è quello di Peggy Whitson. Ha trascorso quasi 377 giorni nello spazio. Parliamo ora delle passeggiate spaziali. La Whitson vanta ben 40 ore di passeggiate spaziali e la collocano tra i primi 30 detentori del record. Ma la sua collega, Sonita Williams, si aggiudica il primato con oltre 50 ore di passeggiata spaziale. La Williams è una vera e propria campionessa di passeggiate spaziali, che si colloca nella top 10 dei viaggiatori spaziali di tutto il mondo e nella top 5 degli astronauti della NASA. Oh, e abbiamo detto che la Williams ha corso una maratona nello spazio? Sì, avete letto bene. È salita sul tapis roulant della stazione spaziale e ha conquistato la maratona di Boston nel 2007. Tenete d'occhio la Williams perché sta battendo record su record e sta rendendo l'esplorazione spaziale ancora più fuori dal mondo. Ecco fatto, un avvincente viaggio nell'universo delle donne nello spazio. Queste straordinarie astronaute hanno infranto le barriere e condotto esperimenti rivoluzionari. Ci sono molti altri nomi da raccontare. Magari potete parlarne qui sotto agli amici del lato positivo.